Cari bambini e ragazzi tutti, oggi voglio intrattenermi con voi su un argomento speciale che è come il fiore all'occhiello per San Francesco e per tutti i francescani. È il tema della perfetta letizia. Francesco eh, spiegherà a dritto e a rovescio in che cosa consiste la perfetta letizia. Francesco insieme al suo confessore e segretario Frate Leone, che poi chiamava pecorella di Dio, Frate Francesco percorreva la strada che da Perugia conduce ad Assisi. Frate Leone andava avanti come i frati minor vanno per via, taciti soli, senza compagnia, n'andavan l'un dinanzi e l'altro dopo. Francesco chiama frate leone, o oh frate leone, pecorella di Dio. Se il frate minore fosse di una così grande santità e diffondesse attorno a sé tanta edificazione, scrivi e annota bene che qui non è perfetta Letizia. Andando ancora avanti, Francesco chiama con voce ancora più forte. Eh, frate Leone e dice così: se il frate minore fosse capace di ridare la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, se fosse capace di curare i lebrosi, addirittura di risuscitare i morti. Scrivi Frate Leone. Che qui non è perfetta Letizia. E andando ancora avanti verso Assisi, eh, Francesco si rivolge ancora a Frate Leone che lo precede. Se il frate minore conoscesse tutte le scienze, tutte le lingue, tutte le scritture, e fosse dotato di spirito profetico, addirittura riuscisse a conoscere i segreti delle coscienze? Scrivi ancora, Frate Leone, che qui non è perfetta Letizia. E ancora, andando avanti, Francesco si rivolge a Frate Leone, dicendo: Se il frate minore sapesse così bene predicare, se fosse capace di convertire le moltitudini, scrivi frate leone che qui non è perfetta Letizia. E se il frate minore, dice ancora frate Francesco a frate leone, parlasse la lingua degli angeli e conoscesse la virtù delle erbe e conoscesse la virtù eh, dei pesci, degli uccelli delle pietre, delle acque. Scrivi, frate leone, che qui non sta la perfetta Letizia. A quel punto, frate leone è incuriosito e si rivolge al padre Francesco dicendo, ma allora, padre Francesco, dov'è che sta la perfetta Letizia? Ecco allora il maestro che si rivolge a frate Leone dicendo Guarda se noi durante il periodo dell'inverno quando infuria la tormenta, la pioggia, la neve, il ghiaccio e noi eh, coperti di fango e noi bagnati e noi affamati arrivassimo ad un convento e picchiassimo la porta e venisse ad aprirci un, un frate dicendo: Ma voi chi siete? E, noi e se noi risponderemmo: siamo della tua stessa famiglia, voi non dite la verità. Voi siete dei ribaldi che andate divorando eh, le povere sostanze dei frati. Voi che non siete degni di stare in prossimità dei luoghi santi. Voi andatevene altrove e non fatevi più vedere. Frate Leone, se noi tutto questo saremo capaci di sopportare pazientemente ingiuri, offese ed ogni genere di obbrobrio, nella pace, nella calma e nella gioia, qui, Frate Leone, è la perfetta Letizia. E ancora, Frate Leone, se noi ritornassimo alla carica a bussare una seconda volta e lo chiedessimo la carità, almeno per questa notte, dateci la possibilità di trovare un riparo. Ma dal di dentro il frate, voi siete dei gaglioffi che non meritate nulla, voi siete degli sfruttatori della società. Qui non c'è posto per voi. Andate all'ospedale e non vi fate più vedere. O oh, frate leone, scrivi: qui veramente è la perfetta Letizia. Se noi sopporteremo tante offese, tante ingiurie, col volto sereno, con la. Riconoscendo che il frate portinaio dice la verità nei nostri confronti e che Dio gli ha permesso di così trattarci. Questa veramente è perfetta Letizia. E ancora Frate Francesco torna alla carica dicendo: e se noi non ci arrendiamo di fronte a tutti questi rifiuti e tornassimo ancora a bussare a quella porta e con lacrime e pianti supplicassimo la carità perché siamo in condizioni miserabili e se tornando alla porta il frate dopo averci dato anche abbondanti cefoni le chiama l'autore le gotate e venisse con un bastone nocchieruto e ci battesse eh, nodo a nodo e ci prendesse per lo cappuccio e ci avvoltolasse nella neve e ci rotolasse, noi dovremmo dire veramente che qui è la perfetta Letizia. Tutto questo, cari ragazzi e bambini, a voi potrà sembrare qualche cosa di inventato. È eh, impossibile a viversi, eppure di queste situazioni se ne creano di continuo. Non saranno di così grandi dimensioni, ma rifiuti li ha incontrati anche il Signore Gesù quando venne nella sua casa e i suoi non lo accolsero. E poi voi sapete molto bene che fine ha fatto nostro Signore. L'hanno messo in croce. Eh? E quindi non deve meravigliare se anche. San Francesco con tutta la sua santità sia stato osteggiato dai suoi stessi frati, lui che li aveva radunati attorno a sé, che per loro si era sacrificato, che per loro aveva dato un avvenire, uno stile di vita e una gioia, che è la gioia francescana. Questo Francesco che negli ultimi anni della sua vita è costretto a rinunciare a. Al servizio, al generalato di tutta la sua famiglia e deve cedere il comando ad altri suoi confratelli perché, nel frattempo, erano entrati nell'ordine i frati dotti e quelli che mal si adattavano alla povertà delle prime origini e credevano di fare una cosa eh, lodevole. Servendo la Chiesa, e la Chiesa aveva bisogno e chiedeva a questi frati di poter eh, ricevere da loro un aiuto per combattere l'eresia. Quindi, bisognava anche studiare, quindi, bisognava anche eh, rendersi disponibili ai bisogni della Chiesa. Ecco, Francesco capisce che è il momento di tirarsi indietro. Lui che si dichiarava. Eh, Illetterato e voleva essere suddito a tutti e dichiarò: D'ora innanzi, io mi limiterò semplicemente a dare il buon esempio. I miei frati dovranno trovare ancora in me uno stimolo a condurre una santa vita. E voi capite, cari bambini, che la vita a tutti riserva anche delle cose disagevoli, eh, non mancano le tribolazioni, le afflizioni, eh, insomma anche dovere andare a scuola quando ne abbiamo poca voglia, dover andare a lavoro quando o il lavoro non c'è o comunque non è su sufficientemente ricompensato, quando cioè eh, incontriamo eh, le asperità della vita, eh, del maltempo e eh, situazioni anche critiche. Eh, chi ha studiato la storia, dell'Italia dell sa che l'Italia ha dovuto fronteggiare tante guerre, non solo le ultime, la prima e la seconda guerra mondiale, e sono periodi di grande calamità dove si possono scatenare anche odi a lungo repressi. Bene, questo deve servire a noi per prepararci ad affrontare anche eh, le tristezze e le prove della vita. All'aude di San Francesco, del Poverello e di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.